Cammone inizialmente cercava degli illustratori per quest'altro progetto, sempre legato al mondo di Zombicide, e allora ho fatto le prove e ho fatto poi queste illustrazioni, e durante la lavorazione di quel progetto David Preti mi ha chiesto se volessi partecipare anche al fumetto. Ho fatto i primi due albi, dove ho avuto l'opportunità di creare il design ufficiale dei nuovi 4 sopravvissuti, che sono stati poi anche inseriti nel gioco, sono diventati delle miniature giocabili. Io diciamo che mi sono trovato proprio a pennello a lavorare con questa ambientazione, perché è proprio un po', diciamo, nelle mie corde. Io sono un lettore, nasco diciamo come lettore di fumetti americani, e quindi queste ambientazioni urbane sono proprio un po' il genere di ambientazioni col quale sono cresciuto, che mi piace di più disegnare. Quindi sono stato molto contento che mi abbiano affidato l'ambientazione classica di Zombicide. Dato che era un formato americano, ho avuto la possibilità proprio di dare, diciamo, libero sfogo sia dal punto di vista del layout della tavola, quindi vignette che esplodono, splash page, quindi una gabbia molto molto libera, e anche dal punto di vista del disegno sono stato molto libero e, diciamo, ho dato libero sfogo alle mie influenze americane, un po' più anche legate al mondo dei cartoon, dei fumetti americani. Ho iniziato a leggere fumetti a 10 anni, leggendo principalmente solo comic americani. Allora c'è sempre stato mio cugino appassionato di fumetti, anche lui, al quale io prestavo i fumetti americani, li commentavamo eccetera eccetera, lui mi prestava Dylan Dog, Nathan Never, e così io ho iniziato anche ad appassionarmi di quelli, diciamo, forse ai disegnatori un po' meno classici. Quindi per esempio il primo amore è stato Nicola Mari col suo Nathan Never, dalle tinte un po' mignolesche, molto molto moderne per l'epoca in cui è uscito. Ho poi cercato ovviamente di riprendere lo stile di Eduardo Guiton, che è il designer ufficiale dei giochi della Camon, e quindi comunque ho cercato di dare una sorta di continuità visiva, grafica, tra il gioco e il fumetto. Per esempio nella lavorazione della copertina del numero 1 ho proposto a Luca e Stefano di usare un layout, una composizione che ricordasse proprio quella delle scatole del gioco. Infatti quindi si può notare che prendendo una qualsiasi scatola del gioco di Zombicide ci sono alcune similitudini, che abbiamo cercato appunto di dare questo senso di continuità. Questo progetto permette un po' di diciamo ibridare sia i due media che i due pubblici di riferimento, perché magari chi conosceva il gioco ma non era magari un lettore di fumetto può in questo modo avvicinarsi ai fumetti, e viceversa chi magari conosceva la Sergio Bonelli per i fumetti ma non è un giocatore di board game può conoscere anche questa realtà.